nozze per una cosa che volevo chiedere a Enrico, ovvero quando abbiamo iniziato io e te, Marco, a seguire un po' il mondo della pallavolo, a farne un po' una chiacchieratina, prima mezz'ora a settimana, poi un'ora a settimana, poi all'inizio mi ricordo che lessi di un Enrico Cester presto in coppia con Adrian Carambola, mi sembra che era il 2017, si diceva Vero. questa cosa qui, però all'inizio, perdonami, io ero, cioè non che adesso siano cambiate troppe le cose, però al tempo ero piuttosto ignorante, gli dicevo, ma sì, Chester gioca pure in A, guarda, il roster della Lube, sì. Poi ho sempre detto, ma semmai gli chiederò questa cosa, sono passati 3 anni, è successo un po' di tutto, magari sei passato anche ad essere uno che magari uno leggeva. No, no, io per dire ogni tanto ci penso, ma è vero, però sai, uno legge le Ma linee. Come è guarda, successo poi? era partita come era partita dal fatto che l'estate prima 2016 non sono andato in nazionale, non mi hanno Esatto, che chiamato. era un'altra cosa che dice, se uno poi va a fare la nazionale, cioè cambia il tempo, ecco. Esatto, e io ho detto vabbè, ormai sono fuori, ma vado, faccio qualcosa di diverso. Ho avuto questa proposta, ho detto ma magari quest'estate vado, faccio, provo qualche torneo, vediamo se mi trovo bene, se mi piace. Io non ho mai giocato a piccione in vita mia, se Ah, non ok. così. Vediamo, proviamo. Dopo la cosa è uscita un po' troppo pompata e da lì dopo è saltato tutto e lui è andato con un altro ragazzo e a me. Cioè, Così. in che senso è pompata troppo? Nel senso che magari si richiedeva un impegno troppo importante, si puntava a Sì, un io livello ho troppo alto? la disponibilità per il periodo estivo per provare, perché non posso dire ok, mollo tutto, vengo a giocare a beachvolley senza aver mai provato o comunque sapere se riesco a rendere come nell'indoor, come posso dirvi, io vengo No, no, senza aver certo. vengo, provo il periodo estivo, dopo vediamo, valutiamo, però dopo non è andata così, ecco. Dai, il beach volley però può essere una Quindi non è rivincita per il sempre il problema contrario. del bugger di prima. Esatto, la questione bugger lì però. Ma beach me la cavicchio, però insomma lì stiamo parlando di livelli internazionali, cioè nel senso. Non sapevo io se riuscissi a reggerli o meno a giocare così contro altri compagni giù in Puglia, va bene, è un conto, però insomma, giocare fuori all'estero contro i bomber non lo so se ce l'avrei fatta. E quindi per quello ho detto proviamo, vediamo. Però ripeto, dopo è andata un po' così, io subito dopo lì ho rinnovato con la Lube.